Un saluto da Fabri Cloud, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video diverso dal solito, perché voglio presentarvi una linea di e-liquid della Supreme, che sicuramente molti di voi già conosceranno perché comunque è un'azienda abbastanza famosa. E niente, vi testiamo insieme, vediamo un po' pregi e difetti, se sono veramente degni di questa azienda qui, se sono stati fatti bene, vediamo se la resa aromatica, diciamo, è abbastanza fedele alla descrizione. Vediamo un po', facciamo giusto una chiacchierata insieme. In questo caso sto svapando il Chicaban della Supreme, questo qui, in questo formato da 30 ml a 2 di nicotina, boccettina leggermente gialla, ma il liquido comunque è chiaro, potete notare. Allora, proviamolo insieme, vediamo un po', io l'ho già svapato, ma vi posso garantire che è una droga, ragazzi, è un liquido incredibile. Uno spettacolo. Allora, considerazione al volo, se vi piace la banana in tutte le sue note, dolci, quella nota leggermente, diciamo, speziata alla fine ma intensa, questo liquido è per voi. Cioè, è veramente, veramente buono. Ne ho provate tante, a me piace molto, diciamo, vi dico sinceramente, faccio sempre mix di aromi, burro d'arachidi, banana, eccetera, eccetera, ma vi posso garantire che una banana del genere non l'ho ancora assaggiata da nessuna parte. Forse è una questione magari che a me già piace come frutto nei liquidi, diciamo, però alla fine è un parere abbastanza soggettivo, cioè tutti i liquidi e gli aromi infatti devono essere presi un po' con le pinze, nel senso che io posso dire che sono ottimi, magari a voi non possono piacere. È così, nello svap è così. Questo qui a me piace molto, se siete come me che vi piace molto la banana, questo liquido fa per voi, è qualcosa di veramente veramente buono. Spettacolo, spettacolare. Andiamo avanti ragazzi, se no il video diventa di 3 ore e mezzo. Andiamo avanti, proviamo uno che forse voi avete già visto su qualche gruppo, qualche sito, qualcosa. Facciamo un dry burn velocissimo. Senza bruciare la resistenza, scusate, un po' di vaporino. Eccolo qui. Il Poison, novità in casa Supreme, boccetta leggermente violacea con un bel cobrazzo disegnato. Nicotina sempre 2. Ottima la scelta della nicotina 2, perché magari alcune aziende fanno il 3, il 0 e poi vabbè, a seguire. Allora, nella descrizione questo liquido si identifica così. Allora, loro scrivono sul sito. Vediamo un po'. Allora, creato per essere unico. Le sue molteplici note, dolci e caramellate, fruttate e pungenti, vi porteranno ad un livello di piacere insostituibile. Mi sa tanto che è così, eh? Già dall'odore è veramente, veramente buono. Vediamo un po'. Liquido sempre leggermente chiaro. Vi consiglio, per assaggiare questi liquidi, usate fili un po' più particolari, Clapton oppure Flapton, usate i fili un po' più particolari perché danno veramente il meglio di sé, veramente il meglio di sé. Proviamo. Non male. Allora ragazzi, è un liquido veramente particolare, particolare perché è leggermente mentolato, però non quella menta che sai magari senti nel naso, senti nella gola, ma quella lieve stile colada, ma neanche, non so neanche come posso descriverlo. Si sente la frutta, si sente quella, la frutta leggermente tipo ribes, qualcosa del genere,
Allo stesso tempo si sente molto dolce, quindi tipo caramello, infatti nella descrizione c'è scritto. Buono, buono, quella sensazione è veramente particolare. Secondo me questo è un liquido che non stanca mai, perché svaparlo è molto piacevole, bello cremoso, bello buono. Non male, non male davvero. Non male. Molto molto particolare. Magari per chi ama quelle cose un pochettino speziate, caramellate, ma allo stesso tempo dolci, questo qui è buono, buono. Cioè, mai diciamo svapato un liquido con questo mix, qualcosa di diverso, diciamo così, perché purtroppo si sa, ormai nel mondo delle liquid ormai c'è una vasta scelta di liquidi, ma allo stesso tempo sono tutti base vanigliati, base fruttati, eccetera, eccetera. Invece questo qui forse spezza un po' la monotonia dei classici liquidi americani, un po' troppo soliti, è qualcosa di diverso. Andiamo avanti, ragazzi, proviamo qualche altro liquido, sempre della Supreme. Questo qui, ragazzi, King Pear, è praticamente cioccolato e pera. Interessante. Vediamo un po'. In questo caso abbiamo una confezione che ci verrà data così, con le boccette Twist, sempre da 30 ml, scusate, 50 ml, in questo caso zero nicotina. Si sente una pera incredibile. Scusate, eh. Non lo so, è qualcosa che ho già sentito. Comunque, proviamo. Interessante. Cacchio. Buono, 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 buono. Allora, questi liquidi sono qualcosa di allucinante. Allora, si sente subito al primo tiro la pera, però quando magari poi buttiamo fuori il vapore, sentiamo quella nota di cioccolato leggermente caramellato. Fantastico. Incredibile. Cioè, di solito la pera è un liquido che io non svapo, ragazzi, quindi vi posso garantire che non è un liquido che svapo sempre. Ogni tanto, vabbè, qualche aroma lo prendo, però con questo connubio pera, cioccolato e caramello, bello dolce al punto giusto, ci sta. Buono. Premiato, premiato anche questo qui. Buono, buono, buono. Andiamo avanti. Proviamo il Sensei Peach. Fantastico. Allora, questo qui dovrebbe essere pesca e vaniglia, sempre in confezione uguale al King Pear, confezione che viene venduta così, liquido leggermente tendenziale all'arancione. Questo mi dà di vodka pesca Red Bull, lo so che non c'entra niente, però ragazzi, qual è il sapore? Cioè, l'odore più che altro. Wow. Vodka pesca Red Bull. Prova di svapo.
Allora ragazzi, non è male, però purtroppo la pesca non è un liquido che a me fa impazzire. Ci sta, per gli amanti della pesca ci sta, perché come ho detto prima, la sensazione della pesca è molto forte, però poi abbastanza dolce, abbastanza sempre vanigliata, però questo qui non mi fa impazzire, ma è una questione personale, ragazzi. È buono, è molto fedele comunque alla descrizione, cioè la pesca con la vaniglia, dolce, eccetera, però a me non mi fa impazzire, cioè confronto agli altri, questo forse è quello che meno mi ha colpito. Forse avrei preferito qualcosa di un po' più, passatemi il termine, frizzante, cioè qualcosa di più esplosivo. La pesca tutto sommato si sente, però non è quel liquido che svaperei. Tutto qui. Adesso passiamo all'ultimo liquido, che forse è uno dei più conosciuti, e parliamo della linea Rebrand, cioè la linea quella, diciamo, elite della Supreme. In questo caso è il Bacio Perugina della Rebrand, 30 ml a nicotina. Non lo so, vediamo. Allora, non riesco a leggere, dovrebbe essere 2 di nicotina anche questo. Penso di sì. Bellissima la confezione, molto elegante. Questo è il must have della Supreme, è quello, diciamo, più conosciuto e più svapato dai vapers. Diciamo che questo liquido qui l'ho già provato e vi posso garantire che è veramente qualcosa di incredibile. Calcolate che io col cioccolato non sono proprio, non vado d'accordissimo, però questo qui è veramente buono. L'odore, ragazzi, è fantastico. Cioè, ha il tipico odore di veramente un Bacio Perugino appena aperto, appena sbucciato, diciamo, nella confezione. Prova. Spettacolare. Incredibile. Questo è veramente da urlo. Allora, la sensazione iniziale è tipica di un liquido, diciamo, che non vi staccherete più. La sensazione è subito quella che state mangiando un cioccolatino, cioè quella è la sensazione. Magari quando tirate un morso a un Bacio Perugina, tirate il morso, sentite quella sensazione di cioccolato con quelle, diciamo, note di mandorla, non so cosa c'è all'interno, di nocciole. Quella è la sensazione che avrete al palato, cioè sembra di masticare veramente un cioccolato. Spettacolare. Naturalmente è un liquido sempre per chi piace il cioccolato, nel senso che non è quel cioccolato, diciamo, un po' che stufa. La nota del cioccolato si sente, ma è comunque tagliata da quella nota di nocciola, caramello. È abbastanza equilibrato, quindi non è quel liquido, magari il cioccolato non è un liquido che piace a tutti, però in questo caso è stato tagliato in modo tale da riuscire a creare un connubio perfetto. Questo è incredibile. Allora, quelli premiati, quelli che hanno avuto, diciamo, il massimo dei voti sono questo qui, il Bacio Rebrand della linea, diciamo, alta, il King Pear, questo qui, veramente ottimo. Il Poison ve lo consiglio,
È un liquido da provare, nel senso che non ve lo riesco neanche a descrivere per quanto è particolare. È un liquido da provare. A me è piaciuto veramente tanto. Quindi questi qui sono i liquidi che mi hanno colpito di più. Purtroppo questo qui, diciamo, sarà per la prossima volta, diciamo così. La pesca purtroppo è un liquido che deve piacere, magari c'è l'amante della pesca, però ragazzi io preferisco comunque i classici nello svapo, diciamo banana questo qua, il Chicaban che è spettacolo, il Poison idem e quest'altre due. Ma il bacio ragazzi, qualcosa di incredibile. Allora ragazzi, i prezzi. Allora il Poison si aggira il 30 ml a diciamo 2 di nicotina, si aggira intorno ai 18 euro. Tutto sommato, diciamo il prezzo è quello lì. Sto direttamente sul sito Supreme, quindi potete andare a cliccare www.supreme.com. Idem, il Chicaban da 30 sta 16 euro. Il bacio rebrand 30 ml, sempre 18, quindi diciamo della linea alta, questo qui sta 18 euro. E poi ragazzi, a seguire, diciamo i prezzi si aggirano dai 16 a salire, quindi questi sono i prezzi. Però vi garantisco che è una linea che mi ha sorpreso, una linea di e-liquid che mi ha sorpreso. Non sono i classici liquidi che svapiamo sempre, sono sempre qualcosa di particolare, soprattutto la banana, per chi ama la banana è veramente una banana seria. Per il resto, ragazzi, sta a voi provarli, sta a voi vedere se vi piacciono, perché purtroppo, come ho detto prima, gli e-liquid come gli aromi sono qualcosa di personale, deve piacere più che altro il gusto o il frutto che sia per poi magari svaparlo. Che dire ragazzi, vi lascio con questa svapatina, ci salutiamo. Ragazzi, alla prossima, al prossimo video, ciao ciao.